Storytime, Evoluzione Radio. Ben ritrovati cari amici di Storytime, io sono Sara e oggi abbiamo con noi in nostra compagnia Paolo Dal Canto e Stefano Taglietti. Ciao e benvenuti innanzitutto. Ciao, grazie. Ciao. Allora, praticamente Paolo Dal Canto, lui scrive racconti, infatti la sua ultima raccolta è uscita proprio il 7 di aprile in collaborazione con l'illustratore di Federico Quilicone di Pescia. E invece Stefano è proprio il musicista che accompagna sempre Stefano durante le presentazioni live. Allora ragazzi, innanzitutto spiego anche ai nostri ascoltatori che oggi faremo qualcosa di particolare al di là proprio in sé dell'intervista, perché ascolteremo live proprio tre dei racconti di Paolo. Infatti ci sarà proprio anche la parte di chitarra live oggi. Per chi sta guardando il video ovviamente ha già visto tutto, lo racconto anche per chi ci sta solamente ascoltando. E cosa dite? Iniziamo già con i racconti? Sì, dico proprio due cose semplicissime sul libro. Il libro è appunto questo qua, si intitola Sputi ed è edito dalla casa editrice Mondo Nuovo. È un libro di ben 100 racconti, sono tutti 100 racconti molto brevi, massimo una pagina, e ogni racconto ha un'illustrazione appunto fatta da Federico Quilicone, che è un artista appunto di Pescia. L'idea, dico proprio velocemente, è nata da un piccolo racconto che ho scritto una volta per una sfida che girava su Instagram, che era scrivere un racconto di 6 parole, e questa sfida era stata fatta anni e anni e anni fa a Hemingway, dove appunto gli dicevano: sei capace di scrivere un racconto di 6 parole? E lui l'aveva scritto, e quindi hanno rilanciato questa sfida e io avevo scritto un racconto che si intitola DAD, D-A-D, quindi okay. Didattica a distanza, e più o meno faceva schermi accesi, insegno a bambini spenti, e finiva lì. Ah, ok. Ok, e il racconto era piaciuto, allora dico: caspita, quasi quasi ne provo altri. Certo. E così sono nati anche gli altri racconti. Partirei da uno che è brevissimo e si intitola Cravatta. Il libro è diviso in sezioni, questa qua è la sezione delle festività, delle feste. Okay. Il racconto, ok, proviamo. Ok, allora andiamo. Guarda, vi introduco proprio. Sì. Allora adesso sentiremo Cravatta, sì, di Paolo Dal Canto accompagnato da Stefano Taglietti. Prego. Sì. Lavorava in banca, eppure non aveva mai avuto una cravatta. Per il giorno della festa del papà, i suoi figli gliene regalarono una. Ci impiccò lo stesso giorno. Ok, questo qua è uno. Allora, questo già dà un po' l'idea di quello che è lo stile. Sì. È uno stile un po' dissacrante, un po' irriverente, un po'... breve ma intenso. Breve ma intenso. Vero? Esatto. No, ma è bello. E diciamo che all'interno del libro si trovano racconti un po' di questo genere qua. Se ne trovano alcuni magari più prettamente comici, diciamo divertenti, e poi chiuderemo invece con un racconto che è un pochettino più particolare. Ok. Ne facciamo... Sì, assolutamente. Okay. Questo è il titolo. Questo così... si intitola Pinocchio. Ok, Pinocchio. Sì. Molto bene. Partiamo subito? Volevi spiegare? No, andiamo. Andiamo, ok. Sì. Quindi pronti? Ora ascoltiamo Pinocchio. Giuro che non mi era mai successo. E sì, non posso che confermare. Ostetrica e ginecologa erano d'accordo. Per entrambe era la prima volta. Il bambino c'era tutto, non mancava niente, peccato che fosse uscito a pezzi. Prima tutti gli organi, poi una per una le ossa e solo alla fine l'involucro, la pelle. E niente istruzioni. Cazzo. Per metterlo insieme dovettero chiamare gli specialisti, ci volle un'intera giornata, erano sfiniti. Alla fine venne perfetto, un solo piccolo difetto, forse per la stanchezza o forse per fare uno scherzo. Il fatto è che nessuno ci fece caso e scambiarono il pene con il naso. Del resto così piccoli si somigliano naso e pene, per un po' andò tutto bene, del resto lo si dice, guarda che ti piscia il naso, e questo era proprio il suo caso. Ma il vero problema ci fu con la prima erezione. Da allora fu Pinocchio il suo soprannome.
Wow. Ok. Questa era Pinocchio. Ricordiamo anche sì. Come, che titolo ha la raccolta? La raccolta si intitola Sputi. L'idea del titolo deriva proprio dal fatto che sono racconti brevi. Brevi e, nelmeno nella mia intenzione, intensi, come uno sputo. Certo. Parte e arriva diretto. Dritto quindi, al punto. Sì, sì, non, senza tanti giri di parole. Ma solo giri di chitarra. Giri in questo di chitarra, caso. Sì. Ecco. Pinocchio appunto faceva parte invece della sezione dedicata alle parti del corpo, per ogni parte del corpo ho scritto un racconto, quello di prima appunto erano le festività, poi ci sono racconti sui sacramenti, ci sono racconti sui giochi, i giocattoli di una volta, quindi è divisa in varie sezioni, sulle emozioni, e poi c'è una sezione finale che ne raccoglie un po' di vario genere, e c'è questo che è l'ultimo che vi presentiamo, che è 10 variazioni per una carezza. Ecco, questo diciamo che ha già più un intento fra virgolette sociale, nel senso che è dedicato al tema della violenza di genere. Okay. Si intitola appunto La carezza, 10 variazioni per una carezza. E allora siamo pronti noi ad ascoltare La carezza. E poi ci fu quel giorno che lui alzò le mani, ma era per darle una carezza. Lei morì di infarto. E poi ci fu quel giorno che lui alzò le mani e fece per darle una carezza. Lei gli infilzò il cuore con una forchetta. Poi ci fu quel giorno che lui alzò le mani e dice che era per darle una carezza. Lei disfò la valigia, ma questa è l'ultima volta. E poi venne il giorno che lui alzò le mani per darle una carezza. Lei disfò la valigia, ancora una volta. E poi lui alzò le mani e fece per darle una carezza. Lei disfò la valigia sino alla prossima volta. E poi ci fu il giorno, quello che alzò le mani forse per darle una carezza. Lei chiuse la valigia e se ne andò. E poi ci fu quel giorno che lui alzò le mani e cercò di darle una carezza, ma lei se n'era già andata. E poi ci fu quel giorno che lei se ne andò e fu la sua salvezza. E poi ci fu quel giorno che lei avrebbe voluto andarsene, ma era troppo tardi. Ma mai ci fu quel giorno, quello in cui lui non fece niente e si tenne le mani in tasca. Ok. Caspita, complimenti. Grazie. Complimenti davvero. Io voglio ricordare intanto ai nostri ascoltatori e alle persone che ci stanno anche guardando tramite il video, la raccolta, la raccolta di Paolo Dal Canto, si chiama Sputi. Questa raccolta si può trovare... Allora, si può trovare in libreria, nel senso che ovviamente se uno si rivolge al suo libraio di fiducia, tempo 1 o 2 giorni arriva. E poi la si può trovare su tutti i canali online disponibili, come soliti, quelli più comuni, okay. Si trova tranquillamente. E sfruttiamo adesso anche il momento di dare i contatti, quindi sì, per quanto riguarda sì. La mail dal capa@tiscali.it, numero di telefono 346 9433 106, la pagina Facebook Non dirmi che ti piace Baricco. Sì. Mentre per quanto riguarda Instagram, Dal Canto autore. Sì, allora Non dirmi che ti piace Baricco, niente di personale. No. Era il titolo della raccolta precedente che si intitolava appunto okay. Non dirmi che ti piace Baricco. Ecco, una cosa che ci teniamo a dire, è la ragione dei contatti anche quella, che a noi piace moltissimo portare in giro anche proprio la presentazione di questi libri, questi testi. Come avete potuto vedere è un modo anche abbastanza divertente e inusuale di fare appunto presentazioni di libri, e quindi ci auguriamo, noi l'abbiamo già fatto in teatro, l'abbiamo fatto nelle librerie, biblioteche, l'abbiamo fatto anche nelle case private o all'aperto, quindi se qualcuno fosse ovviamente interessato, incuriosito, di contattarci davvero pure, che veniamo di corsa, assolutamente. Bene, bene. E io ricordo infatti allora ancora la pagina Instagram Dal Cantautore e la mail dal capa@tiscali.it. Allora, ti chiedo, sì. Progetti per chiudere un pochino la nostra chiacchierata, progetti futuri? Allora, progetti futuri, ho finito, lo dico molto, fra virgolette, di scrivere un romanzo,
però è la prima volta, nel senso che avevo fatto già un paio di tentativi, ma devo dire che la mia passione sono i propri racconti e scrivere un romanzo è stato veramente una cosa molto molto difficile, però il secondo tentativo, che è stato quello che appunto ho appena terminato, mi convince, quindi adesso devo sentire ovviamente l'editore e vedere un pochettino se procedere con questa cosa. E altro piccolo progetto è fare una raccolta di racconti dedicati proprio in modo specifico a fatti di cronaca, alla realtà. Okay. Sempre con questo stile, quindi un stile un po' provocatorio, un po' ironico, però sempre comunque con anche la volontà e il desiderio di andare anche un po' oltre, insomma, di lasciare anche un segno, di lasciare qualcosa in chi ascolta, in chi legge. Assolutamente. Allora, io intanto vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Vi ricordo Paolo Dal Canto, e trovate la raccolta Sputi, si chiama così, e che è poi in illustrazioni di Federico Quiliconi. E ringraziamo Stefano, che Stefano Taglietti, che è il musicista accompagnatore ufficiale, posso dirlo, sempre per inseparabili. Inseparabili per soprattutto le presentazioni live. Noi vi facciamo un grande in bocca al lupo per il vostro progetto. Innanzitutto, grazie ancora mille per essere stati qui con noi in nostra compagnia oggi. Perfetto, grazie mille. Di niente, davvero di niente. Gentilissimo. Ciao a tutti, mentre ciao. Noi con Storytime ritorniamo tra pochissimo. Storytime, Evoluzione Radio.